doesn't show signs of stopping. Un Natale che accoglie tutte le iniziative della città, organizzate sia da enti pubblici, sia dalle municipalità, sia da enti privati. Oltre alle manifestazioni promosse dal Comune di Napoli, infatti, è stato offerto a tutti i soggetti di partecipare ad un calendario che si è così arricchito fino al 6 gennaio, con mostre, visite, spettacoli ed eventi che hanno visto in particolare un'importante collaborazione con la Direzione Regionale per i Beni Culturali, le Soprintendenze per il Polo Museale e per i Beni Architettonici e l'Accademia di Belle Arti. Impossibile elencare le 450 iniziative che coinvolgono quasi 200 enti. Vi invitiamo naturalmente a consultare il calendario direttamente sul portale del Comune di Napoli. Sì, un Natale fatto di tante sezioni di attività, una in particolare la prima che presentiamo oggi insieme al MIBAC e all'Accademia di Belle Arti, un percorso che valorizza i grandi musei della città e che lo fa anche attraverso una particolare arte card di promozione per l'ingresso nei musei. Tanti percorsi di visita guidate, realizzate da decine e decine di associazioni, concerti in chiese, concerti in palazzi, dunque un variegato mondo che è quello che la città come Comune di Napoli ha messo insieme per raccontarsi come Natale. Ed è importante sottolineare che si tratta di un modo di animare il territorio con la cultura che è anche capacità di fare relazioni, di fare sinergia e quindi di mettere a sistema nel bene il nostro bene comune che è anche la città. Ma quest'anno c'è anche un altro aspetto da sottolineare, quello che riguarda le attività produttive, per le quali è stato pensato un programma specifico che coinvolgerà 2.000 operatori in 67 fiere. Noi abbiamo fatto in modo da far trovare la città nelle condizioni migliori possibili, combattendo l'abusivismo e dando la possibilità di regolarizzarsi. Vorrei segnalare che è il primo anno in cui ci saranno ben 67 mercatini i cui operatori hanno pagato l'occupazione di suolo pubblico, non si era mai verificato prima, quindi il senso di regolarizzazione conta e questi operatori sono loro i primi a chiamare i vigili quando vedono che qualcosa non va. I punti dove avremo maggiore attrazione sono a Piazza Dante, a Piazza Mercato e sul lungomare. Per ciascuna di queste c'è una caratterizzazione particolare. Sul lungomare avremo un vero e proprio museo, diciamo un presepe vivente con bancarelle in naturale, a Piazza Dante avremo l'esposizione del meglio delle nostre merci e a Piazza Mercato una città dei bambini col palaghiaccio, le befane acrobatiche e tante sorprese. I am the lights turn low, he just says, let it snow.